Domenico Scilipoti, buonasera, grazie di essere venuti da noi. Allora, buonasera a lei, grazie a lei di avermi invitato. Lei è una leggenda, leggenda la attaccano quelli dell'opposizione che chiamano addirittura il governo, lei non è ancora entrato nel governo, lo chiamano Berlusconi Scilipoti. Ma guardi, io non sono entrato e non entrerò nel governo, perciò questa potrebbe essere una notizia, ma dico non è più una notizia perché lo ribadisco da diversi giorni, lo ribadisco forse da più giorni, che non sono non ci sarà la presenza di Scilipoti all'interno del governo. Però abbia pazienza, lei resta una leggenda anche nella maggioranza, perché dicevo prima, ma insomma quanti sono i berlusconiani che hanno diritto a un colloquio di 50 minuti col Premier? Lei oggi li ha avuti questi 50 minuti? Io non lo so perché Alfano non credo che sia stato bruciato, non capisco questa terminologia. Lui l'ha detto, Scilipoti, lui ha detto non faccio i nomi degli altri possibili delfini per non bruciarli. Lei è siciliano come me, guardi, come Alfano, guardi, questo significa non rompete i marroni con la mia candidatura a delfino, perché non porta bene. Delfini sono tutti, perché va valutato, a mio giudizio, l'operato di ognuno dei parlamentari e poi non ci sarà un delfino, ma ci sarà un delfino che sarà il delfino che il popolo vorrà. E questa è la linea che secondo me si sta portando avanti e nessuno vuole bruciare nessuno e nessuno ha detto e ha utilizzato questa terminologia di bruciare. Per quanto riguarda la riflessione che lei faceva in apertura, veda, molte volte io capisco perfettamente che qualcuno, quando io affermo questa riflessione, diventa difficile non per l'interpretarla, ma diventa difficile nel riportarla. Quando noi diciamo non vogliamo parlare alla pancia del popolo, ma vogliamo parlare alla testa del popolo, cioè significa che molte volte alcuni provvedimenti, anche impopolari, vanno presi. L'importante è che quei provvedimenti servano al popolo e alla nostra patria che si chiama Italia. Questa è la grande novità della politica. Allora potremmo anche avere non un risultato dal punto di vista elettorale, ma non ha nessun tipo di importanza, perché l'importanza è esercitare il proprio ruolo nell'interesse della collettività. E dobbiamo incominciare. Partecipare e non vincere. Non sto dicendo questo, sto dicendo che il parlamentare, il ministro, il sottosegretario, il governo non deve parlare alla pancia ma deve parlare alla testa e qualche volta quando si parla alla testa alcuni atteggiamenti o alcuni comportamenti da parte di una parte degli italiani potrebbero essere anche non comprensibili, ma l'importante è che quelle scelte siano di interesse della collettività. Questo è quello, ecco, in riferimento al suo titolo di apertura parlando di Galan e parlando di Tremonti. Allora io leggo da un'agenzia di stampa che nel colloquio con Berlusconi lei si è presentato con un libro sulla medicina del terzo millennio e glielo ha regalato. Mi immagino che si parli anche dell'agopuntura, lei ha litigato con Di Pietro sull'agopuntura, ma ha parlato anche con lui della sua proposta di legge sulle intercettazioni. Allora, ci ricorda di che si tratta? Il litigio con Di Pietro non nasce per questo, il litigio di Di Pietro nasce per altri motivi. Questa è stata una goccia che ha fatto traboccare forse il vaso, ma nasce da tante altre problematiche, dalle problematiche che riguardano la criticità bancaria, le problematiche che riguardano e che sono chiamate anatocismo, le problematiche che riguardano le lobby sotto il profilo della farmaceutica e tante altre cose. Per esempio la proposta di legge sull'MCS, le malattie chimiche ambientali, che qualcuno all'interno del mio ex partito. Quando parlavo di MCS, qualcuno all'interno del mio partito pensava che fosse una zanzara l'MCS. Non capiva di che cosa stavo parlando. Allora mi sono accorto che avevo delle difficoltà e queste difficoltà diventavano giorno dopo giorno sempre più pesanti da portare sulle spalle. Ma non è stato questo il motivo. Le motivazioni sono state ben altre. Le motivazioni sono nate anche qualche giorno prima, fortemente si sono accentuate qualche giorno prima del 14, perché non andare a votare quel governo in quel momento preciso e della storia dell'Italia il 14 dicembre avrebbe potuto comportare un danno irreversibile per il Paese. Su questo io volevo discutere e da parte dei vertici del partito mi è stato risposto che non si discute ma si deve soltanto obbedire. Scilipoti, obbedire non è possibile perché il parlamentare rappresenta gli italiani, non rappresenta i colori e le bandiere. I colori e le bandiere li deve rappresentare, ma quando gli interessi degli italiani non coincidono più con gli interessi delle bandiere, il parlamentare deve avere il coraggio di prendere delle decisioni. Voglio far vedere una roba, perché lei su questo, oltre al politicamente corretto, mi deve fare una battuta. Ma scusi, guardi questi due uomini, guardi,
Ma non le sembra che sono il diavolo e l'acqua santa? Come ha fatto a passare dall'uno all'altro? Ma guardi, io mi scusi, con tutti i margini di attenzione che potrei mettere nella mia riflessione, io ritengo che non siano l'acqua e l'acqua santa, c'è qualcosa che li accomuna. Qualche altra volta le dirò che cosa e farò qualche passaggio che potrebbe fargli capire meglio sia l'atteggiamento dell'uno sia l'atteggiamento dell'altro. E che cosa li accomuna? Ma guardi, non è questo il momento per parlare di questo. Ma lei però io non lo può... sto scrivendo all'interno di un libro che pubblicherò fra una decina di giorni. Io la invito quando deve presentare questo libro, perché mi lascia con l'acquolina in bocca. Ma come? Hanno una cosa in comune, Di Pietro e Berlusconi. Forse più di una. Io domani ci faccio tutta la giornata di informazione se lei me lo svela. Guardi, forse più di una. Io sono convinto che l'italiano dovrebbe eleggere il proprio rappresentante, dovrebbe avere un rapporto più diretto, che oggi come oggi il rapporto diretto ce n'è poco, perché il parlamentare, non dico tutti, ma una parte dei parlamentari si sono scordati di avere un rapporto diretto con il cittadino, parlare, discutere, affrontare i problemi della gente e cercare di diventare quello che dovrebbe essere il parlamentare, portavoce all'interno dell'istituzione, cioè dire all'interno del Parlamento e conseguenzialmente all'interno di un governo attraverso le proposte di legge. Ecco, per ritornare poco fa a quello che lei affermava, la proposta di legge che ho presentato io e che presentano altri parlamentari. Scilipoti, ma questa vulgata la trova proprio scorretta, quella che secondo cui il Premier lanci il sasso, dica ai suoi guardate che si vince chiamando a corte i duri e i puri, promettendo fuoco e fiamme contro i magistrati, anche con i signori in lista a Milano che dicono frasi come quelle fuori le BR delle procure, e poi i suoi si scatenano e dicono ma Tremonti non è solidale, ma Tremonti gioca per la Lega, ma con i tagli non si vincono le elezioni. E poi naturalmente dopo aver lanciato il sasso Berlusconi ritira la mano e fa le smentite. È maliziosa questa ricostruzione? Ma guardi, lei ha fatto diverse riflessioni che porterebbero da parte mia a darle diverse risposte, ma io voglio fare soltanto una riflessione. Io oggi sono stato dal Presidente per fare gli auguri, l'ho trovato molto sereno, non mi ha parlato male di nessuno, mi ha parlato bene e ha soltanto detto che si augura che gli altri si possano comportare con altrettanta onestà intellettuale di come lui si sta comportando. Mi ha parlato bene, dico, dal Presidente della Repubblica, mi ha detto che all'interno del Parlamento è importante aprire un dibattito che può essere molte volte può essere anche violento sotto il profilo dialettico, ma che si debbono sempre rispettare le regole. Mi ha detto che i parlamentari del PDL sono delle persone che lavorano, che cercano di costruire e di portare avanti quelle che dovrebbero essere i punti e i pilastri di un futuro per i nostri figli. Io credo che queste parole siano parole che dovrebbero essere da esempio per molti altri che stanno dall'altra parte della barricata, che riescono soltanto a seminare odio e che riescono soltanto a parlare un linguaggio di violenza. Ma scusi, ma questa volta però non sono gli altri, le notizie io non le prendo dall'unità, le prendo dal giornale. Se tutti noi riuscissimo a fare una riflessione o un passo indietro per cercare di capire che in questo anno e mezzo che resta di legislatura e 2 anni potremmo fare qualcosa di utile, di concreto nell'interesse del Paese e rimandare lo scontro elettorale al termine della legislatura e ognuno di noi fare le battaglie per ottenere il maggior risultato, anche coloro i quali stanno dall'altra parte della barricata e sperare di poter vincere per dare un governo diverso, è legittimo, ma è anche legittimo fare il parlamentare nell'interesse degli italiani. All'interno del Parlamento dovremmo parlare di più di cose concrete e nel caso in cui qualcuno si lamenta che non si parli di cose concrete, che sia lui stesso a portare avanti attraverso PDL o attraverso altre soluzioni temi che potrebbero interessare sia il Parlamento che la gente. Ma figuri se non sono d'accordo, Scilipoti, però Sallusti, Santanché, Galan non sono iscritti al partito
di Pietro e non scrivono sull'unità. Ma scusi, che cosa hanno detto? Io scusi, oggi il titolo del giornale è che Tremonti remava contro sostanzialmente. Santanché e Sallusti hanno detto che voteranno per quel signore delle BR che era stato appunto scaricato dalla Moratti, e hanno detto che la Moratti il telefono in faccia gliel'ha chiuso Berlusconi. Poi lei dice che sono tutti d'accordo e sereni, allora questi che fanno? Giocano per il nemico? Non ho detto questo, io ho detto che ognuno poi ha le proprie opinioni, l'ha detto pure lei, il rispetto delle... Ora dico Sallusti come gli altri, la Santanchè e gli altri, possono avere delle opinioni personali che potrebbero essere anche divergenti con quelli del Premier. Dico, non è che significa niente questo. Fra altre cose, io non vedo niente di scandaloso quando c'è un ministro che fa il proprio lavoro, il proprio dovere, e che quel lavoro e quel dovere che fa è nell'interesse degli italiani, che potrebbe anche non essere capito e non ottenere il massimo dei consensi, non ha importanza. L'importante è lavorare negli interessi del Paese, questo è quello che sto per dire. Se poi c'è un parlamentare che la pensa diversamente, se ne assume la responsabilità di quello che dice. Siccome siamo liberi di dire ciò che pensiamo, e ognuno di noi deve dire ciò che pensa, perché se non dovesse dire effettivamente ciò che pensa vuol dire che è falso, e conseguenzialmente saremmo di fronte a qualcosa che non è la verità, ma che diventerebbe una maschera. Io tenterei in tutti i modi di far capire a qualche collega, perché ce ne sono molti colleghi che agiscono come me e meglio di me, ma far capire a qualche collega che usa la maschera di gettarla e di parlare con molta serenità e molta franchezza. Bene, allora però ci dica l'ultima cosa, la prego, ma in questo famoso rimpasto tra Pasqua e Natale? È il primo maggio, quanti posti di governo andranno ai responsabili? Ma questo non lo so, lei mi fa una domanda che non sono in condizione di darle. Ma ha parlato con Berlusconi lei? Ma non abbiamo parlato di questo, vede? I miei problemi quando parlo di Berlusconi sono le criticità bancarie, l'anatocismo, tutte quelle problematiche che assillano gli italiani. Questo problema dell'organigramma è un problema che, se dovesse essere sentito dalla maggioranza e se dovesse essere, oltre che sentito, applicato, vuol dire che agiranno e si comporteranno di conseguenza. Ma non è l'argomento principale dove ruotano i miei pensieri. I miei pensieri ruotano sui problemi che assillano l'Italia e gli italiani, e spero di dare un contributo nel modo più corretto, non soltanto nell'interesse dei miei figli, ma anche nell'interesse dei figli di coloro i quali stanno dall'altra parte della barricata.